Mi chiamo Emilia Sporcacciu e lavoro per la filea CGIL in Romania. Per quanto riguarda le problematiche che abbiamo incontrato sul distacco transnazionale, ci sono stati diversi casi di irregolarità. Un caso è stato quello di un'impresa distaccante che ha distaccato 15 lavoratori presso impresa distaccataria vincitrice di un appalto al nord dell'Italia. Durante le visite effettuate sui cantieri erano presenti soltanto 3 o 4 lavoratori dei 15 distaccati. Erano comunque in possesso di tessere comprovanti l'assunzione presso l'impresa distaccante, ma con tanto di iscrizione ad una fantomatica cassa edile artigianato e industria. Tale cassa edile non riceveva contribuzioni e non offriva quindi assistenza ai lavoratori, anche se purtroppo a questi, ai lavoratori, veniva trattenuta mensilmente una cifra per la cassa edile in una busta paga falsa. Per quanto riguarda il CCNL, capita che venga applicato quel contratto che risulta ad essere il più conveniente per il datore di lavoro. Gli stipendi risultano ad essere molto più bassi di quanto dovrebbero essere, anche meno della metà, con un'ulteriore diminuzione dovuta al fatto che i lavoratori non lavoravano tutti i giorni. Ci sono stati dei periodi in cui i lavoratori distaccati restavano a casa anche per delle intere settimane. L'inquadramento professionale non sembra importante in alcuni casi, poiché i lavoratori pattuiscono una cifra con il caporale, caporale che spesso si identifica proprio con il datore di lavoro. Per quanto riguarda l'adesione al sindacato, spesso impedita per la mancata iscrizione alla cassa edile e quindi i lavoratori sono privati della tutela sindacale, si incontrano casi in cui esistono dei rapporti di parentela stretti fra l'intestatario dell'impresa distaccante e l'impresa distaccataria e il titolare dell'impresa distaccataria. Abbiamo avuto un caso di distacco irregolare, dove la ditta distaccante con sede in Romania era intestata alla convivente dell'intestatario della ditta distaccataria. E quando ci sono stati problemi per il mancato pagamento del TFR, si è intervenuto, ma purtroppo in poco tempo l'impresa distaccante aveva cambiato nome e ragione sociale, quindi non è stata più rintracciabile. Quando abbiamo trovato i casi di distacco irregolare, c'è stato subito l'intervento in forza e in alcuni casi l'impresa distaccataria ha dovuto assumere i lavoratori, ma purtroppo dopo poco tempo si è verificato un licenziamento di questi lavoratori oppure un allontanamento anche per centinaia di chilometri in altri cantieri, peggiorando così le condizioni di lavoro dei lavoratori e rendendo difficoltosa anche la loro tutela da parte nostra, da parte del sindacato. I problemi ci sono anche per quanto riguarda le condizioni in cui vivono i lavoratori distaccati. Abbiamo avuto dei casi in cui vivevano praticamente 10 lavoratori in una stanza. Il caso ci è stato segnalato dalla moglie di uno dei lavoratori, poiché i lavoratori stessi avevano paura del datore di lavoro, del caporale. Quindi diciamo che purtroppo i lavoratori distaccati spesso non conoscono i loro diritti e quindi non si rivolgono nemmeno al sindacato ed è difficoltoso appunto far sì che i loro diritti vengano rispettati.